Ciao belli di zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. La storia di cui vi parlerò oggi è quella di un doppio omicidio avvenuto in America da parte di un TikToker decisamente famoso. Questa storia è avvenuta davvero di recente, per cui ad oggi abbiamo pochissime informazioni ufficiali e praticamente nessuno in Italia ne ha ancora parlato. Il contenuto di questa storia, soprattutto la prima parte, trattandosi di fatti accaduti realmente, potrebbero risultare disturbanti per qualcuno. Parleremo di violenza domestica, abusi psicologici e di ben due omicidi. Se siete dunque impressionabili, vi sconsiglio la visione di questo video. Ad aiutarmi qui oggi ci sarà anche la mia collega e amica Marilyn, che ha un canale nel quale parla dei peggiori casi di omicidio poco conosciuti al grande pubblico. Ciao Andrea e ciao a tutti voi. Innanzitutto ci tengo a ringraziarti per avermi chiesto di collaborare con te per questo video. È sempre un piacere fare affari insieme e auguro a tutti voi una buona visione. Il nostro TikToker, protagonista di questa storia, si chiama Ali Abu Laban, conosciuto soprattutto con il suo nickname, con il quale è diventato famoso online, ovvero Gene Kid. Era davvero molto conosciuto poco tempo fa. Vi potreste dunque essere imbattuti in uno dei suoi video, come questo, in cui faceva finta di essere un personaggio di Skyrim nella vita reale. Questi video erano molto popolari su TikTok, tanto da raggiungere decine di milioni di visualizzazioni. Sempre su TikTok, Ali aveva quasi raggiunto il milione di follower, e anche su YouTube aveva video da milioni di views e centinaia di migliaia di iscritti. Era a tutti gli effetti una social media star. Oggi invece si trova in prigione, accusato del duplice omicidio in cui è l'unico ad essere sospettato. Ma andiamo con calma e partiamo dall'inizio. Ali nasce il 18 maggio del 1992 a Staten Island da genitori palestinesi. Dopo qualche anno della sua nascita, la famiglia decide di trasferirsi in Virginia. Durante la sua infanzia, i genitori hanno detto che Ali era un bambino molto vivace e aveva una grande passione per il mondo dell'intrattenimento e per tutto quello che riguardava la recitazione. Quando aveva 14 anni, cantava in una band e raccontava di come gli piacesse intrattenere il pubblico. Sapeva che sarebbe diventato famoso. Non abbiamo moltissime informazioni sui primi anni di vita, ma sappiamo che si diplomò giovane e decise di arruolarsi nell'esercito, dove venne mandato a prestare servizio in una base di Okinawa, in Giappone, nel 2014. In questa base conoscerà Anna, la sua futura moglie, di cui però non è possibile trovare il cognome online, probabilmente per una scelta di privacy da parte della famiglia. Le persone che sono state vicine ad Anna la descrivono tutte come una persona davvero bella, gentile, intelligente e che pensava sempre a prendersi cura del prossimo. Anna ed Ali si trovarono fin da subito molto bene insieme. Ali era ossessionato da Anna, diceva di esserne profondamente innamorato e anche Anna ricambiava le sue attenzioni. Dopo appena un anno dal loro primo incontro, sentivano già di amarsi talmente tanto da decidere di sposarsi. Fin da subito, però, alcune persone non erano molto contente della loro relazione. Casey, che era la migliore amica di Anna, tanto amica da considerarsi quasi una sorella per lei, diceva che secondo lei Ali aveva qualcosa che non andava, non gli piaceva e aveva degli strani presentimenti nei suoi confronti. Erano successe delle cose strane. Ad esempio, Casey racconta di un giorno in cui stava chiamando Anna al telefono. E per qualche motivo rispose Ali. Subito pensava che magari avesse risposto lui, perché Anna era impegnata a fare altro. Ma dal tono della sua voce le sembrava quasi infastidito. Le chiese addirittura che cosa volesse da Anna e perché stesse chiamando. E lei, ovviamente, rispose che non voleva nulla in particolare, ma voleva soltanto sentire come stesse. E confusa gli chiese come mai avesse risposto lui. Fece finta di nulla e non rispose a questa domanda. Fin da subito era diventato talmente possessivo da controllare chiunque la chiamasse, per sapere che cosa volessero dalla sua ragazza. I due si erano anche incontrati più volte, ma Casey dice che per il bene della sua amica cercava di andare d'accordo con Ali, perché vedeva che Anna a lui ci teneva moltissimo. Una volta sposati, i due si trasferiscono nella città in cui era cresciuto Ali, in Virginia, e conducevano quella che Ali definiva la vita perfetta in America. In Virginia comprarono una bella casa, diedero alla luce la loro prima figlia, che chiamarono Amara. E la loro vita, almeno dall'esterno, sembrava essere perfetta. Anche i loro amici dicevano che, frequentandoli, sembravano una bella coppia, molto in sintonia. Sembravano innamorati e tutto appariva davvero perfetto. Una cosa che non abbiamo detto, però, è che Ali, prima di trasferirsi, era stato congedato dalla base militare in cui si trovava. Perché a quanto pare, secondo gli investigatori,
una notte aveva avuto uno scontro fisico in un bar con Anna e altre persone. Per questo venne cacciato dall'esercito. Tutte queste cose però salteranno fuori molto più tardi, perché i due avevano tenuto tutto nascosto per far finta che andasse tutto bene tra di loro, come spesso succede nei casi di abusi. Ali però aveva dei piani più grandi per la sua vita. Non era ancora abbastanza felice con la sua famiglia, la sua casa di proprietà. Aveva ancora quella voglia di fama che lo aveva accompagnato sin da quando era bambino. Ali era una persona davvero creativa e voleva essere riconosciuto per questo. Comincia così a scrivere delle canzoni, visto che gli era rimasta la passione da quando era nella band. Non ebbe però mai davvero successo nel campo della musica, così si mise a fare qualsiasi cosa gli venisse in mente. Tra cui, visto che era anche un amante del cinema, inizia a fare video delle parodie dei suoi personaggi cinematografici preferiti. Tra questi vi sono Tony Montana, ma anche Keanu Reeves o personaggi pubblici come il rapper 6ix9ine. Quindi aprì il suo profilo TikTok e cominciò la sua nuova avventura. Era davvero bravo nel fare queste parodie e diventarono subito virali. Sembrava che avesse davvero trovato la sua vocazione attraverso questi video. Il suo pubblico cresceva sempre di più e così la sua fama. Come quasi tutti i personaggi pubblici, comincia anche a condividere momenti della sua vita privata, video con sua moglie, sua figlia, in cui parlava di quanto le amasse e fosse fortunato ad averle. I due ad un certo punto decidono di trasferirsi a San Diego, dove entrambi avevano amici e parenti. A San Diego però gli amici di Anna che incontravano Ali lo trovavano tutti strano. Questo sembra un tema ricorrente in questa storia. Tutte le persone che tenevano ad Anna avevano avuto questa sensazione. Trovavano strano il suo essere troppo esibizionista e che portasse sempre una pistola con sé, anche se in America è una cosa abbastanza comune. La fama pian piano lo stava cambiando, non gli interessava più degli altri. Era diventato ossessionato dai numeri dei suoi follower, dei like e delle visualizzazioni. Passava 24 ore su 24 a controllare e ricontrollare. Secondo il cugino, questo cambiamento era dovuto alla sua insicurezza riguardo la sua relazione, che a quanto diceva lui era cambiata da quando si erano trasferiti. Ali gli raccontava che sentiva come se stesse perdendo la sua presa su di lei. Da quello che si può vedere dai social, Anna aveva una vita sociale è molto attiva a San Diego e questo da lì non andava bene. Per lui sua moglie faceva troppe feste, era in giro tutto il giorno e non si prendeva cura abbastanza della loro figlia. A quanto riferiscono i loro amici però, lei era del tutto normale, usciva tranquillamente e anzi era lì quello strano che la chiamava ripetutamente senza lasciarla mai tranquilla. Voleva sempre sapere dove fosse, con chi e cosa stesse facendo. Il cugino di Ali a questo punto, anche se pure lui era cascato nella trappola del matrimonio perfetto, quindi faceva parte di quelli che credevano che la loro relazione stesse andando bene, dopo aver notato questi strani comportamenti, inizia ad indagare. Anche il pubblico aveva notato uno strano cambiamento nei suoi video. Nei video in cui interpretava i suoi personaggi, questi avevano atteggiamenti sempre più aggressivi e strani. Oltre a questo, Ali stava anche iniziando a perdere molto peso, e molto rapidamente. Sospettarono subito che stesse abusando di qualche sostanza. A proposito, un giorno completamente a caso comincia una live su Instagram, dove davanti a circa 300 persone fa uso di sostanze stupefacenti. Pensarono tutti che si trattasse di una finta, un'altra delle sue scenette, ma in realtà era tutto reale. Il giorno successivo fece un'altra live nella quale si scusò pubblicamente, dicendo che non sapeva perché lo avesse fatto. Disse che era la prima volta che faceva una cosa del genere. Nessuno sapeva perché lo avesse fatto e completamente a caso, andando contro quello che aveva appena detto nella stessa live, comincia in modo delirante a dire che lo stava facendo per colpa di Anna. Odiava che uscisse tutto il giorno. Odiava i suoi amici e cominciò anche a lamentarsi dei loro problemi coniugali in live davanti a tutti. Non si sa bene se in questa live o un'altra live che fece poco tempo dopo, ma alcuni dicono che ad un certo punto sia completamente impazzito e abbia cominciato a insultare Anna, parlando agli spettatori della live come se si stesse rivolgendo direttamente a lei, dicendo che era una puttana e inventando delle strane storie su di lei. È difficile dare una vera e propria cronologia a questa storia, poiché è appena accaduta e ancora si stanno mettendo insieme le varie prove, ma di sicuro, dopo il processo, ci saranno più dettagli. Gli amici a questo punto sostengono che Ali era diventato totalmente ossessionato ed era peggiorato ancora di più. Dicevano che ogni volta che usciva passava tutto il tempo al telefono a guardare le foto della moglie e parlava soltanto di quanto fosse bella e di quanto la amasse. Un giorno invece suo cugino disse che si trovavano in un bar e all'improvviso Ali ha tirato fuori una busta enorme di cocaina. Lui rimase sbalordito e gli disse di metterla via perché altrimenti lo avrebbero cacciato o peggio ancora arrestato. Ma lui disse che nessuno poteva fargli nulla perché lui era Gene Kidd. Tornando indietro di qualche mese, sempre secondo quanto dice il cugino, i due si erano finalmente separati, ma non in maniera del tutto ufficiale. Ali, però, questa separazione non l'aveva presa per nulla bene. Anna lo aveva cacciato di casa, ma un giorno, mentre andava a trovare la figlia, diventò violento con Anna. Davanti a sua figlia, spinse la donna, provocandole qualche ferita. Dopodiché,
Per minacciarla e spaventarla a morte, tirò fuori la sua pistola, le fece vedere che era carica e che non aveva paura di usarla. Anna, dopo queste minacce, si fece forza e chiamò finalmente la polizia per sporgere denuncia. Poco tempo dopo, chiese ufficialmente il divorzio e ottenne un ordine restrittivo verso di lui. Tra i due quindi era completamente finita, ma Ali non poteva accettarlo. Se già prima l'uomo era ossessionato da lei, ora avrebbe cercato di fare qualsiasi cosa per poter tornare insieme a lei. Aveva segretamente copiato le chiavi dell'appartamento prima di riconsegnarle alla sua ex. La chiamava qualsiasi ora e se non rispondeva, chiamava tutti i suoi amici per avere informazioni su dove si trovasse. Durante una sera in cui Ali era fuori con sua cugina e alcuni suoi amici, chiese se secondo loro Anna lo avrebbe mai voluto indietro. Loro cercarono di dirgli che non aveva senso che continuasse a parlare di lei, che era un uomo affascinante, famoso, e che se avesse voluto avrebbe potuto trovare altre ragazze con molta facilità. Ma lui questo non importava. Rispose soltanto dicendo: «Sì, lo so, ma non voglio nessun'altra. Io voglio Anna». Il 21 ottobre 2021, Ali fece irruzione a casa di Anna, mentre lei era fuori, e vandalizzò l'intero appartamento, usando la chiave di riserva che aveva tenuto. Dopo aver distrutto l'appartamento, chiamò Anna, dicendole che era colpa sua se lo aveva fatto. Mentre si trovava nell'appartamento, però, aveva fatto anche un'altra cosa che non le aveva detto. Nell'iPad della figlia aveva installato un'applicazione che consentiva, attraverso un altro dispositivo, di ascoltare i suoni di tutto quello che stava accadendo in casa. Anna era spaventatissima e molto arrabbiata, non sapeva più cosa fare. Chiese così aiuto ad un suo amico, Rayburn Baron, perché non si fidava a tornare in quell'appartamento da sola. Così i due andarono insieme a casa di Anna, verso le 14. A quell'ora Ali era già tornato nel suo appartamento e stava ascoltando dall'applicazione installata quello che stava accadendo in casa, quello che Anna stava dicendo o facendo. Ad Ali crollò il mondo addosso quando sentì una voce maschile che parlava con Anna. Pensò che se lui non poteva averla, allora non poteva nessuno. Prese la sua pistola e si diresse nuovamente verso l'appartamento di Anna. Arrivato al palazzo, prese l'ascensore che lo portò al 35° piano, dove si trovavano i due. Per tutto il tragitto Ali piangeva, singhiozzava e pregava che Anna non avesse fatto sesso con qualcun altro. Entrò nell'appartamento usando il doppione della chiave che aveva ancora e appena entrato vide Anna seduta sul divano insieme a Rayburn. Da quanto è stato ricostruito, presumibilmente, a questo punto, l'uomo tirò fuori la pistola e sparò un colpo dietro la nuca di Rayburn, che morì sul colpo. Anna urlò terrorizzata, ma prima che potesse dire qualsiasi cosa, Ali sparò anche a lei. Ali ad oggi si dichiara ancora non colpevole dei due omicidi, anche se le cose che sto per raccontarvi sono deliranti e molto contraddicenti. Oltre al fatto che una telecamera di sicurezza di un vicino ha ripreso lui mentre saliva nell'appartamento intorno a quell'ora, alle 15 di quel pomeriggio fu lui stesso a chiamare la polizia dicendo di aver trovato i cadaveri già così. A quel punto, come se nulla fosse, Ali se ne andò dalla scena per andare a prendere sua figlia a scuola. Aveva anche tenuto la pistola con sé. Durante il viaggio con la figlia, Ali chiamò sua madre dicendole che aveva ucciso lui, Anna e il suo amico. La bambina per fortuna non capì bene cosa stava dicendo, ma quando gli chiese «Dov'è la mamma?», lui le rispose «L'ho ferita». La polizia, a quel punto, non trovandolo, rintracciò il telefono da cui proveniva quella chiamata e notarono che se ne stava andando da San Diego. Così lo raggiunsero. Una volta con lui, disse semplicemente che stava solo portando via sua figlia in un posto in cui sarebbe stata al sicuro. Ovviamente gli agenti presero in custodia la figlia e lui venne arrestato. Non è ancora chiaro cosa abbia detto agli agenti una volta interrogato, ma apparentemente avrebbe confessato di averli uccisi perché pensava lo stesse tradendo, anche se appunto in seguito dichiarerà di non aver mai detto nulla a riguardo. Il caso è ancora molto confusionario, non si hanno notizie ufficiali perché non è stato ancora svolto un vero e proprio processo, ma si terrà il 27 settembre di quest'anno. Si pensa però che anche se avesse confessato più volte di essere stato lui, si sia rimangiato tutto e dichiarato innocente per paura di una condanna a morte. Il cugino, che aveva visto fin dall'inizio la loro storia crescere e svilupparsi, dice che tutta la loro famiglia è sotto shock, ma pensano che per quello che ha commesso merita di scontare la sua pena. Durante un'udienza preliminare, nella quale un giudice leggeva i crimini commessi da Ali, lui scoppiò a piangere
Quando la foto dell'autopsia venne mostrata in aula, lui cominciò a gridare e a piangere, ma la famiglia di Anna rimase inorridita a sentire queste parole dette da lui. Il giudice ha infine dichiarato che le prove sono sufficienti per andare a processo e Ali non sarà rilasciato perché è considerato troppo pericoloso. Questa, ragazzi, era l'assurda vicenda di Gene Kidd, un TikToker di successo la cui ossessione ha portato alla perdita di 2 vite innocenti e alla distruzione di tante altre. Vi ricordo che le indagini su questo caso sono ancora in corso e i fatti raccontati sono ancora sotto verifica, quindi fatemi sapere se vi piacerebbe ricevere un aggiornamento, magari quando saranno rilasciate informazioni ufficiali riguardo il suo processo. Non dimenticate di chiudere bene le porte e buona vita. Grazie Marilyn per la compagnia e grazie a voi per la visione. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!